Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci qui, benvenuti, benvenuti a questo, siamo al quarto appuntamento. Esatto, esatto, sì. Cioè, sì. Bisogna festeggiare, no? Il quinto. La strada è ancora, per fortuna, lunga. Lunghissima, però, insomma, lunghissima. Un pochino però ce la siamo già lasciata alle spalle con molto piacere, dobbiamo ringraziare insomma anche gli amici dei social, quindi sia sulla pagina Le Buone Pratiche che quella di Radio Fly e di Arezzo TV che hanno condiviso, hanno visualizzato, quindi insomma hanno fatto tanti click, sì, e quindi sì, invitiamo sì, a sì, farne sì. tanti altri. Diciamo che siamo molto contenti, però noi siamo negli inguaribili ottimisti, però insomma quindi diremmo comunque la stessa cosa anche se andasse male, ma in tutta sincerità sta andando molto ma molto molto bene e siamo stracontenti. Questa è insomma una trasmissione che racconta le buone pratiche, come spesso l'abbiamo ricordato già, la buona pratica è stata quella di mettere insieme questi due mezzi di comunicazione. Massimo, chi abbiamo allora ospiti? Abbiamo due nei nostri studi, due ospiti di riguardo che parleranno di un argomento come al solito molto interessante. Lascio a te comunque per dovere di cavaliereato lascio l'incombenza a te. Allora, guarda caso è una puntata un po' tutta al femminile. Perché dico questo? Perché effettivamente il contenuto di questa buona pratica va proprio, insomma, è un po' in direzione insomma del mondo femminile. Ora vi spieghiamo perché. Ringraziamo ovviamente Extra e Legambiente che oggi è rappresentata da Ilaria Violin, quindi ringraziamo appunto questa associazione che ci sta dando una mano assieme ad Extra a realizzare e a raccontare queste buone pratiche. E poi c'è Yasmina Santini che è la presidente dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella e poi vi spieghiamo il perché della sua presenza. Oggi vi diamo il benvenuto dicendovi che cos'è una sigla che si chiama STEM. Ecco, vorrei che proprio Legambiente ci traducesse, c'è un ovviamente è un acronimo che in lingua inglese e poi tradotta in lingua italiana, ma che cosa significa STEM? Così capiamo di che cosa parliamo. Tutte le materie che sono appunto in campo scientifico, matematica, scienze, tecnologia, sono state, come dire, questo acronimo ci aiuta a capire che lì si parla di questo, quindi come portare queste discipline che forse sono, come dire, ancora hanno una presentazione un po' ostica, ma portarle nelle scuole e renderle esperienza, quindi attraverso l'esperienza dei laboratori i ragazzi si rendono meglio conto e si allenano a queste materie e conoscono i vari aspetti che prima magari non conoscevano. Ecco, sono materie, perché dicevo un po' una puntata al femminile, che grazie a questi progetti vengono, come dire, portate appunto più verso le studentesse, che secondo, credo, dei dati assolutamente nazionali sono, come dire, meno portate verso le materie scientifiche. Quindi ora io c'è la mia parte femminile che emerge, perché io le materie scientifiche ero un disastro totale. Okay, quindi non solo per le donne, diciamo. Ecco, volevo proprio iniziare con la preside, poi ovviamente spiegheremo il progetto, che ci sono dei finanziamenti e quant'altro, ma è davvero così? Cioè le ragazze non scelgono ancora ad oggi, nel 2000, a questo punto 18, le materie scientifiche? Purtroppo le ragazze ed i ragazzi, e il problema è un problema nazionale, è anche un problema parzialmente europeo, dove noi assistiamo ad un gap per le donne. In Italia è proprio invece un problema complessivo più forte ed accentuato nel femminile, ma le discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche sono veramente diciamo la cenerentola delle discipline scelte. Le facoltà universitarie dove si insegnano le discipline scientifiche
scientifiche sono poco frequentate e quando sono frequentate lo sono con risultati spesso non così brillanti, per cui c'è un forte tasso di abbandono e non si raggiungono i risultati che invece in un paese come il nostro sarebbero necessari per favorire una crescita etica e come dire con una consapevolezza ambientale basata sulle scienze e non solo su così dati di percezione che possono essere poco oggettivi. Lavorare sulle scienze vuol dire lavorare sulla coscienza, sulle competenze di cittadinanza, anche cittadinanza attiva, partecipata da parte dei giovani che devono avvicinarsi a un nuovo mondo ma anche a una sostenibilità scientifica per il nuovo mondo, e questo è un dato fondamentale e che è anche la radice del perché del progetto che noi abbiamo fatto. Ecco, abbiamo dato una prima spolverata, una prima infarinatura. C'è previsto anche un collegamento telefonico, in questo caso con il sindaco di Civitella, esatto, Ginetta Menchetti. Perché? Esatto. Perché appunto il comune di Civitella, quindi con il comprensivo Martiri di Civitella, piuttosto che quello di Capolona, che sentiremo poi nella seconda parte, sono appunto i due comuni e di conseguenza i due istituti che hanno già alle spalle un'esperienza di questo. Massimo. Allora, sindaco, buongiorno, benvenuta alla nostra trasmissione. Buongiorno a voi. Salve, salve, salve. Allora, cosa diciamo di questo bel progetto che voi avete sposato già da un po' di tempo? Sicuramente una bellissima esperienza che ci ha dato tanta soddisfazione. Il comune è costantemente impegnato accanto alla scuola per potenziare quella che è l'offerta formativa di base. Ogni anno noi stipuliamo un protocollo d'intesa proprio dove andiamo a individuare dei progetti che possono arricchire la preparazione e la formazione dei nostri futuri cittadini. Il progetto sullo STEM è chiaramente un progetto molto innovativo che ha arricchito l'opportunità data ai nostri ragazzi questa estate, cercando di avvicinare, come ricordava la preside, anche le ragazze a queste diciamo materie più tecnico-scientifiche dove naturalmente sono meno incline. È un progetto che è stato onorato dal contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne ha riconosciuto proprio la valenza, quindi diciamo un'apertura davvero per i nostri ragazzi, soprattutto per i nostri ragazzi, per poter acquisire competenze e in futuro avere pari opportunità in quello che sarà un mondo dello studio superiore oppure del lavoro. Quindi, che dire, noi lo riteniamo un progetto di grande valenza che speriamo, auspichiamo che non sia stato solo un progetto spot, ma possa diventare invece un progetto ordinario durante i vari anni scolastici. Esco un attimo dalla scaletta della nostra trasmissione e chiedo al sindaco Donna di Civitella in Valdichiana quanto è difficile oggi però insomma conciliare. Noi ovviamente portando oggi questa buona pratica raccontiamo come si può insomma aiutare o sostenere appunto non solo il mondo femminile, ricordava prima la preside, anche tanti ragazzi, quindi studenti, però insomma ancora viviamo comunque in un mondo in cui è molto difficile conciliare il lavoro, impegno, in questo caso addirittura politico, e la famiglia, che insomma l'essere madre, l'essere moglie, ecco, è un po' dura ancora oggi, sindaco. Allora, è davvero arduo perché stiamo lavorando per cercare di aumentare le opportunità di conciliazione, i tempi di lavoro, di impegni anche politici e famiglia, però per le donne ancora è un'avventura davvero impegnativa, la sto vivendo in prima persona questa di sindaco, una grandissima esperienza che mi ha arricchito tantissimo, ma che richiede tantissimi sacrifici per quello che riguarda la tua vita appunto privata, familiare, e questo non è giusto, insomma ancora abbiamo molto da crescere, molto da lavorare rispetto a quelli che sono i nostri concittadini del nord Europa, dove veramente lì c'è una politica molto attiva sul tema della conciliazione tempi di lavoro e famiglia. Auspichiamo di poter andare avanti in modo tale che le future donne abbiano ancora più opportunità di quelle attuali. È vero, poi insomma un comune che comunque arriva per primo insieme a quello di Capolona in questo tipo di progettualità,
insomma, il fatto che ci mi posso permettere, il fatto che ci sia un sindaco donna, una preside, comunque anche donna. Insomma, forse un caso non sarà, speriamo, va, diciamola così. Comunque, complimenti al Comune di Civitella. Massimo, volevi fare una domanda? Sì, no, è una delle tante cose che ci tiene lontani dal Nord Europa, no? Io diciamo che vivo nella speranza, anche se ho una certa età, che l'Italia si avvicini poco poco a questi paesi molto più civili di noi da tanti punti di vista. E noi ci proviamo. Sì, sì, no, questo è... Ci proviamo ogni giorno. L'idea della cittadinanza europea nelle scuole, nella nostra scuola, è un veramente un profilo a tutto tondo di cosa significa essere cittadini e cosa significa poter esercitare anche una capacità di scelta e di riflessione sulla realtà intorno, perché le competenze scientifiche, tecnologiche vanno a fare il pari con quella che è la tradizione comunque culturale ed umanistica italiana, che deve innestarsi quindi una riflessione che è di tipo etico, consapevole e partecipato da parte dei futuri ragazzi e delle future ragazze su quello che è il destino del pianeta. Ma non possiamo pensare di sgangiarci e riflettere solo da un punto di vista, come dire, filosofico sulla questione. Abbiamo bisogno di avvicinarci alle scienze. Non è un caso tutta la questione del giardino fenologico su cui abbiamo lavorato con Legambiente, degli orti, dell'orto sociale. Quindi essere consapevoli anche di qual è il vero valore del territorio dove viviamo, perché noi viviamo in una terra meravigliosa. A volte i ragazzi non ne sono consapevoli che attraverso il loro lavoro futuro possono fare sì che questa diventi un, come dire, un esempio di come si può vivere in maniera tecnologicamente avanzata ma al tempo stesso in sintonia con il territorio, dove la scienza si mette anche a servizio della cittadinanza in senso di proteggere quella che è la risorsa. Qui abbiamo lavorato con Legambiente, è stata una decisione forte e è stata anche la decisione di mettere i ragazzi in condizione di utilizzare linguaggi multimediali, quindi linguaggi ad alta tecnologia, il coding, l'informatica, le telecamere, piuttosto che i filmati, per ragionare sulla realtà intorno a loro, perché questi due aspetti talvolta sono completamente sganciati e noi invece abbiamo bisogno di ragazzi che nel futuro abbiano la capacità di connettere, si parla tanto di connessione, loro devono riuscire a connettere tutti questi livelli e farne un'idea di cittadinanza vera, vissuta e partecipata. Allora, dobbiamo salutare il sindaco Ginetta Menchetti, la ringraziamo, sì, per essere stati, grazie, con noi, grazie e mille, insomma, sindaco, speriamo di poter essere qua l'anno prossimo a parlare di, diciamo, della seconda, tra virgolette, edizione. Ecco, edizione. Prima, prego. Mi posso permettere, la settimana scorsa, parlando appunto di questa trasmissione con il capo dipartimento, ci hanno richiesto di ripresentare il progetto perché sperano che nei nuovi finanziamenti si riesca a portare avanti almeno i progetti più meritevoli, quindi abbiamo ripresentato il progetto per questo anno, speriamo fiduciosamente. Lui, Massimo Gianni, parlava di ottimismo, anch'io sono molto ottimista, quindi ci proviamo, vediamo. Facciamo quindi tutti, sindaco, tipo, c'è da lavorare anche per l'anno prossimo, ma lei non manca il lavoro. Grazie assolutamente di questa sua presenza, alla prossima. Bene, grazie sindaco. Arrivederci. Bene, allora siamo quasi in chiusura. C'è della tempo prima di parte, fare... sì, volevo capire, perché poi in realtà non l'abbiamo detto, i numeri di questo progetto, quindi quanti studenti vi hanno partecipato e poi concretamente, ecco, come si è evoluto, insomma, questo loro tempo, questi sostanzialmente il progetto si è inserito, se non sbaglio, nei campi estivi, quindi durante l'estate. Questo è stato appunto per il comune di Capolona, cioè, ecco, è stato, ho invertito, esatto, ho invertito per Civitella abbiamo preso le settimane prima dell'inizio della scuola, settimane prima dell'inizio della scuola e abbiamo fatto appunto questi lavori. Quindi i ragazzi erano, noi eravamo un po' preoccupati all'inizio perché cominciare un'attività prima dell'inizio della scuola è... Oddio che ci fanno fare. Oddio che cosa ci fanno fare. Invece abbiamo trovato un gruppo di 30 ragazzi variegati come età, ma molto motivati. Scuole medie? Sì. Quindi media inferiore? Sì. E molto motivati e veramente è stata una gioia, come dire, organizzare tutto, perché abbiamo trovato
da parte loro una partecipazione, una curiosità, ma anche una capacità di poi mettere in pratica le cose che noi facevamo, che insomma ci fa ben sperare per il futuro. Quindi questo è stato molto molto bello. Alla ripresa della scuola, ecco, sono stati coinvolti appunto in vari laboratori, perché poi abbiamo spaziato da, appunto, dal giardino fenologico, piuttosto che da osservazioni di biomonitoraggio sul fiume Arno, siamo andati agli orti e abbiamo fatto appunto tutta una serie di esperienze anche di cittadinanza attiva, perché siamo andati in giro per il paese con un occhio per la raccolta differenziata. Loro hanno fatto un piccolo consiglio comunale in cui hanno deciso delle linee guida per portare avanti e per superare alcuni tipi di difficoltà che ci potevano essere. Immagino che vadano d'accordo più dei nostri politici. Sì, speriamo, quantomeno molto più pratico. Ecco, esatto, sicuramente. Io vorrei fare una domanda, però il tempo stringe, vorrei sapere quanto, brevemente, telegraficamente, quanta responsabilità ha la scuola tradizionale nel non riuscire a coinvolgere pienamente questi studenti in queste materie, in queste discipline. Io credo che la scuola sia fatta di persone, sì, e se abbiamo la fortuna di avere delle persone che riescono a avere uno sguardo lungimirante e a riuscire con del lavoro in più che non è trascurabile a reperire i finanziamenti che vengono messi a disposizione comunque per fare appunto l'ampliamento dell'offerta formativa a tutto tondo, non è detto che siano soltanto le materie scientifiche, però sono appunto importanti, quello che, di cui stiamo parlando oggi. Se ci sono queste persone, la scuola è fatta di persone, dal, appunto, dal dirigente scolastico fino a tutti gli insegnanti, fino anche alle istituzioni che circondano la scuola, si può, la scuola si può fare. No. Si può, soprattutto si deve fare. L'idea di tenerci lontani dall'educazione scientifica, perché abbiamo imparato, Greta è più giovane, ma ai miei tempi e poi anche ai tempi successivi si diceva in download, come si dice ora, che matematica fa schifo. Ecco, l'idea, il tentativo è stato dire guardate che matematica è anche questa, guardate che scienza è anche questa, che tecnologia ha tanti aspetti, che ci si può divertire, imparare e, come dire, vivere le scienze. Quando si parla di chimica, di biologia, i ragazzi hanno l'orticaria. In questo caso invece, quando sono andati a contare i microrganismi, i bobi nell'acqua, hanno visto la biologia in azione, e quindi acquista un fascino completamente diverso da quello dei dati studiati nel testo. Noi siamo capofila ad Arezzo per il laboratorio del sapere scientifico. L'idea è proprio far diventare vive le scienze. Il progetto si è innestato, tra l'altro il CID è stato il partner anche nel progetto, proprio per le strategie scientifiche da utilizzare in un insegnamento che sia più laboratoriale. La sfida c'è, è vero, Massimo Gianni ha ragione, abbiamo una grossa responsabilità, grossa, perché stiamo, come dire, mettendo il paese in una condizione di dover utilizzare risorse scientifiche che noi non siamo più in grado di formare, e quindi dobbiamo farlo. Allora, bene, noi dobbiamo anche fermarci. Quindi un salutiamo attimo. Rimaneva con noi anche per la seconda parte, se non sbaglio. Sì, e esatto. Quindi ci vediamo tutti fra pochissimo. A fra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci qui alla seconda parte, Greta, siamo interrotti proprio sul più bello, no? La discussione ha avuto un'evoluzione molto molto interessante. D'altra parte dobbiamo ringraziare chi, insomma, sostiene assieme a noi ovviamente questo bel progetto delle buone pratiche. Stavamo appunto raccontando questo progetto che si chiama In estate si imparano le STEM, cioè campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding. In realtà abbiamo capito non solo campi estivi, ma anche appunto qualche mese prima della scuola con il comune, in questo caso di Civitella, quindi Civitella in Val di Chiana e
Capolona. Sono le due esperienze che ci siamo portati a casa in provincia di Arezzo, grazie ovviamente all'impegno e alla progettualità di Lega Ambiente. Stavamo cercando di raccontare quello che questi ragazzi hanno insomma hanno vissuto, ecco, partecipando a questi progetti. Quindi magari ci potrete trasferire voi, insomma, quello che è stato anche l'entusiasmo con cui i ragazzi, anche il comune di Foiano, che oggi non è qui con noi, ma anch'esso partecipa a questa progettualità. Ecco, che cosa questi ragazzi hanno, come si sono arricchiti, ecco, partecipando a questo progetto? Le due esperienze sono state leggermente diverse perché appunto per i campi, per il laboratorio del sapere scientifico a Civitella abbiamo organizzato appunto queste STEM in un periodo molto ristretto. Invece per Capolona sono state inserite all'interno dei campi estivi veri e propri, quindi noi abbiamo avuto da luglio fino a agosto la possibilità appunto di lavorare non soltanto sulle STEM, ma anche, per esempio, siamo partiti dagli antichi mestieri, quindi tutto lo sviluppo e la dinamica che anche gli antichi mestieri possono avere con la tecnologia e con lo studio delle scienze applicate può essere molto interessante. Naturalmente di base c'è sempre la cittadinanza attiva e c'è sempre anche il fatto di mettere i ragazzi, come dire, in laboratorio e in campo, quindi è una trasmissione dei saperi molto esperienziale. I ragazzi, per dire, che per anche coding, che è una roba abbastanza come dire astratta e difficile. Che cos'è il coding? Allora, beh, grazie per la domanda. Dunque, il coding dovrebbe essere tutta quella tecnica specifica che ci permette di programmare dei computer e dei robot. Quindi attraverso delle lezioni con un esperto che non sono io, e tra l'altro anche questo ingegnere ha collaborato anche con le STEM di Foiano, del comune di Foiano, e i ragazzi in un paio di lezioni hanno avuto proprio la possibilità pratica di imparare appunto le basi, che poi chiaramente verranno integrate eccetera, ma hanno fatto poi come dire muovere appunto dei videogiochi con le loro istruzioni e in più un robot. Quindi chiaramente le applicazioni possono essere tantissime. Poi chiaramente il coding è accoppiato con il gaming, quindi la capacità appunto di giocare, di utilizzare delle tecniche di gioco per implementare poi l'apprendimento dei ragazzi. Quindi da questo si capisce perché poi questi ragazzi sono così entusiasti di partecipare a questi progetti. Al telefono Paola Vignaroli, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Capolona Sobbiano, un'altra realtà che ha aderito a questa iniziativa. Salve Vignaroli. Benvenuta. Salve, buongiorno. Salve. Ecco, buongiorno. Allora, dicevamo prima con il sindaco, la sua collega di Civitella, che insomma bisogna in questo caso guardare un po' lontano, anche il suo comune in questo caso ha guardato lontano e quindi ha coinvolto l'istituto in questo progetto. Ecco, che tipo di risultato secondo lei siamo riusciti ad ottenere? Ma diciamo che l'obiettivo che ci eravamo proposti attraverso l'attivazione di questo progetto era proprio quello di valorizzare e scoprire i talenti individuali dei ragazzi attraverso anche l'abbattimento dei pregiudizi di genere, no? Dunque con il coinvolgimento forte delle bambine e delle ragazze, e attraverso una didattica diversa rispetto a quella che spesso viene fatta durante il periodo scolastico, una didattica dove al centro c'è l'aspetto laboratoriale, c'è l'aspetto del gioco, l'aspetto ludico, in modo tale che ogni ragazzo possa veramente imparare facendo e soprattutto accetti di mettersi in gioco in attività che sono sicuramente integrative rispetto a quello che viene fatto normalmente durante l'attività scolastica, ma che permettono appunto di scoprire anche altri aspetti di quelle discipline che regolarmente si studiano a scuola e che sono molto accattivanti e che sicuramente suscitano nei ragazzi curiosità, voglia di imparare e che li aiutano soprattutto anche a orientarli anche
nel futuro, no? Dal punto di vista sia personale che anche formativo. Ecco, la rispondenza nelle famiglie, perché voi immagino che quando ovviamente avete proposto questo progetto, insomma, ai genitori, avranno, insomma, deciso di aderire piuttosto che no. Credo di no, che il no non ci sia stato, ma insomma saranno stati tutti affermativi. Però la risposta nelle famiglie, avete avuto modo, diciamo, di testare anche questo aspetto, cioè se le famiglie sono rimaste, insomma, positivamente. Le famiglie sono rimaste molto soddisfatte, anche perché è stata una modalità diversa di impiegare il tempo dei ragazzi durante il periodo estivo. Noi questi laboratori li abbiamo attivati proprio nel mese di luglio, fra il mese di luglio e il mese di agosto, e quindi tenere occupati i ragazzi in attività che sono sia divertenti e appunto per loro sicuramente molto interessanti e coinvolgenti, ma che nello stesso tempo hanno anche questa forte valenza educativa, formativa, è stato sicuramente per i genitori una cosa molto importante. Insomma, è stato non un riempire il tempo dei propri figli, ma dare loro l'opportunità di star bene, e nello star bene però anche imparare e veramente accrescere quelle che sono le loro competenze per la cittadinanza, insomma. Ecco, mi stavo guardando un po' i numeri di questi due progetti. Si parla di una ventina di ragazze e 9 ragazzi per Civitella, se non sbaglio, e 16 studentesse e 9 studenti, quindi c'è proprio la distinzione tra maschi e femmine. Però, insomma, come si fa ad aumentare questi numeri? Io adesso la domanda ve la faccio più da genitore che da giornalista. Non sono ottimi numeri, sono ovviamente progetti, l'abbiamo già ricordato, finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità, però come si fa ad aumentare ancora di più e a fare in modo, insomma, che queste buone pratiche non siano, come diceva il sindaco di Civitella, soltanto così un progetto che ricade piacevolmente sul territorio ma poi si ferma lì? Chiedo in questo caso più che altro a Legambiente, visto che la progettualità, diciamo, è la loro. Sì, si cerca di fare più informazione possibile, per esempio alle famiglie, e poi anche attraverso i laboratori che noi abbiamo attivato e i rapporti che noi abbiamo con i presidi e, insomma, gli insegnanti delle scuole, chiaramente si cerca comunque di implementare appunto questo rapporto tra maschi e femmine, quindi il numero di femmine che partecipa poi ai laboratori, certo, del sapere scientifico, piuttosto che è una questione non di facile né comprensione né poi, però se vengono comunque fornite delle possibilità, queste poi vengono comunque accolte, e quindi il fatto a priori di fornire possibilità di apprendimento non formale, quindi fatte con una certa tecnica tematica che li porti proprio a vedere e a sperimentare cosa si può fare con queste scienze, loro poi seguono. Quindi, qual è l'età migliore per sviluppare e riprendere il discorso dell'apprendimento? Cioè, abbiamo parlato di studenti ovviamente che vanno dagli 8 ai 13 anni, ma l'età migliore qual è? Ma noi pensiamo sempre che ci sia un'età migliore per poter magari insegnare alcune determinate cose. E le ultime ricerche che ho letto parlano di una, come dire, di un inizio, di una coscienza dell'apprendimento della matematica, per esempio, che va dai 3 anni in su. Quindi e non è detto che al bambino di 3 anni gli debba insegnare la matematica, ma un bambino di 3 anni capisce e sa per esempio la quantità, ok, quindi sa in qualche modo contare. Noi non siamo capaci, come dire, a capirlo, però lui ha questa capacità, quindi da subito. E non è detto che per implementare queste capacità e questa voglia di studiare le scienze uno debba fare lezione formale, quindi l'apprendimento è, come dire, formale, informale, tutto intorno a noi, quindi le famiglie sono molto importanti, le esperienze che le famiglie fanno fare ai bambini sono
importantissime, e appunto soltanto il fatto di facilitare questo poi collegamento è la cosa essenziale, secondo me. Non appunto da che età puoi fare i corsi, ma appunto io posso giocare e attraverso il gioco, che è un ottimo veicolo di apprendimento, no? Attraverso appunto l'entusiasmo per le cose che ci circondano, posso sviluppare questa curiosità che poi ci accompagna. Ovviamente la costrizione non è mai abbiamo da salutare la preside. Massimo, ci sono gli ultimi 5 minuti di trasmissione e quindi la ringraziamo e speriamo anche con lei, insomma, di poter parlare di un secondo step, di questo STEM, un gioco di parole, ma questa è la sigla di cui oggi parliamo. Non si finisce mai di imparare, perché effettivamente Science, Technology, Engineering and Mathematics, l'ho voluta dire in inglese così e salutiamo la preside, e adesso davvero gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Insomma, abbiamo capito che se si prova insomma a guardare lontano, a guardare un po' anche oltre quello che è insomma la scuola tra virgolette tradizionale, che va benissimo, che funziona, però insomma i nostri ragazzi oggi li dobbiamo tra virgolette buttare insomma in questo mondo, e quindi è bene che abbiano delle gambe ben formate. Insomma, mi sembra che questo sia l'obiettivo di questo progetto, di questo STEM di cui abbiamo parlato oggi, e quindi magari ci possiamo riaggiornare con i progetti che insomma vengono presentati. Immagino verranno ripresentati, già la preside ci aveva dato questa buona notizia insomma di un possibile seconda edizione, no? Certo, un proseguimento ma anche un rafforzamento, perché poi ci sono molti progetti anche con Lega Ambiente in questo momento che sono in fieri, e quindi noi siamo convinti che occorre appunto guardare lontano e entrare nella logica che veramente la matematica è qualcosa di vivo, vivente, insieme con le scienze, che deve essere proprietà nostra. Si diceva il cuore è matematica, no? Il cuore batte in maniera matematica, quindi se andiamo a cercare veramente la radice della vita, è una radice matematica e scientifica, oltre che, per carità, non voglio mettere in discussione l'anima, ma sarei veramente incuriosita di capire anche un approccio scientifico all'idea di anima. Allora, mi sembra che poi il legame con Legambiente, e quindi il gioco piuttosto che il giardino fenologico, insomma, siano gli strumenti che hanno veramente giocato un ruolo importante nell'interessare questi ragazzi. Questa forse è veramente il legame che ha determinato poi il successo di questo progetto. Sì, indubbiamente, perché appunto accompagnare i ragazzi nell'esperienza, e mi ricordo che abbiamo costruito le bioplastiche, e quindi anche rendersi conto di quello che serve per, come dire, fare una creare un materiale che poi non ha impatto ambientale rispetto poi alle plastiche tradizionali, lo vedi in laboratorio, vedi la fatica magari di poterlo realizzare, e come anche la fatica quando siamo andati a fare il prelievo sul fiume Arno, abbiamo trovato una situazione abbastanza grave, perché noi uscivamo dalla siccità che ha colpito appunto tutti i nostri territori, e i ragazzi, quando hanno visto con appunto gli strumenti adeguati che tutta la popolazione di macroinvertebrati, che appunto costituisce il filtro naturale, il depuratore naturale dei fiumi, era totalmente azzerata proprio a causa della mancanza di acqua, gli ha fatto venire la lampadina della risorsa idrica, quindi come io faccio, perché non devo sprecare l'acqua, perché ce n'è poca, e perché però lì hanno proprio avuto una perché non si riusciva toccare con mano insomma questo a trovare appunto quindi eravamo fuori scala, e le schede che gli avevo dato erano Allora dobbiamo veramente chiudere. Abbiamo proprio il tempo di salutare le nostre graditissime quindi ospiti. Ilaria Violin per Lega Ambiente Arezzo, Yasmina Santini per l'Istituto Comprensivo Marti di Civitella, Vignaroli invece per l'Istituto di Capolone, e due sindaci di Capolone e Civitella. Prossima puntata, Massimo, è studiato? Scuole per l'ambiente, la raccolta differenziata a scuola, che è fondamentale.
Si parla, si predica bene, ma poi dopo purtroppo quando si gira per la città si vede che si razzola male. Esatto, quindi invece noi dobbiamo razzolare bene e quindi raccontare le buone pratiche. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Legambiente.